Allora, vi faccio qualche esercizio un po' trasversale. Torniamo agli integrali impropri. Fatto già visto, è questo. Supponiamo che l'integrale tra a e più infinito di f di x in dx, questo converga. Questo è quello che vi dicevo al giorno, che non esiste l'analogo della condizione necessaria per le serie e per gli integrali. Quindi cos'è che non è detto che succeda? Non è detto che f di x tenda a 0. Non è detto che il limite per x che tende a più infinito di f di x uguale a 0. Giusto, questa è una cosa che abbiamo visto a suo tempo. L'esempio come era fatto? L'esempio era fatto una funzione che valeva 0, poi ogni tanto c'aveva dei picchetti molto sottili, quindi la base è molto piccola e anche se c'è l'altezza 1 la base è molto piccola e quindi non succede niente dal punto di vista dell'integrale. L'esempio era qualcosa di questo tipo qua. Quindi la funzione vale 0, tranne ogni tanto che vale 1. Piazzo questi picchetti così. Le altezze sono tutte 1, le basi cosa le faccio? Le basi le faccio 1 su n quadro e sono tranquillo. Anzi, potevo farli anche sempre più alti che tendessero a più infinito. Che ne so, facevo picchetti alti n con base 1 su n cubo. Quindi non è detto che il limite sia 0. Quello che è bello in matematica è che quando una cosa è falsa uno dice no, dai, parliamone. Adesso non è vero questo, ma ci sarà qualcosa che continua a essere vero. Vediamo cosa si può salvare. Se la funzione fosse continua? Se fosse continua, cambia qualcosa? Invece dei picchetti faccio triangolini, anche se è continua, anche se f di x è continua, posso fare dei triangolini. Adesso iniziamo a parlarne. Allora, il limite sappiamo che è un lusso. Quindi il limite magari non esiste, però ci sono limit e limit sup. Possiamo dire qualcosa di limit e limit sup? Questa è la prima domanda. Quindi non potremmo dire del limite, però magari possiamo dire di limit e limit sup. Ditemi cosa possiamo dire. Che il limit, beh, 0 parliamo, giro tutto in giù, il limit è minore o uguale a 0 e il limit sup è maggiore o uguale di 0. Quindi fatto 1, quindi questo è il primo parliamone, non è detto che il limite esista, sicuramente è vero che il limit per x che tende a più infinito di f di x, questo è minore o uguale di 0 e limit sup è maggiore o uguale di 0. Quindi spesso si salvano degli equivalenti limit e limit sup delle cose che non sono più vere. Questa, diciamo, è una versione debole della condizione necessaria per la convergenza nel caso degli integrali impropri. Questo cosa dice in particolare? Che se il limite esiste è per forza 0, perché deve essere uguale al limit, quindi è minore o uguale di 0, deve essere uguale al limit sup, quindi è maggiore o uguale di 0. Quindi se il limite esiste, è per forza 0. Quindi le possibilità sono due, o il limite non esiste, o il limite esiste, in quel caso fa 0. Come si dimostra questo? Ve lo vedete? Cercate di vederlo, intanto che io avvio la dimostrazione. Cosa sta succedendo? Questa è una delle dimostrazioni che io farei per assurdo. Boh,
non è obbligatorio, però facciamolo per assurdo. Quindi supponiamo per assurdo, vi faccio una delle due, poi l'altra si fa uguale. Supponiamo per assurdo che l'IMINF sia positivo. Che l'IMINF, per x che tende a più infinito di f di x, sia uguale a un certo L maggiore di 0. L'altra si farà in maniera del tutto analoga. Allora cosa sta succedendo? L'IMINF è L maggiore di 0. Allora cosa sta succedendo? La funzione sostanzialmente è maggiore o uguale di questo valore, non di quello, ma di un po' di meno. E quindi l'integrale improprio moralmente a cosa tende? A più infinito. Ve lo vedete? Allora, adesso diciamolo per bene. L mezzi. Cosa diceva la caratterizzazione dell'IMINF? La caratterizzazione dell'IMINF diceva definitivamente maggiore o uguale di L meno epsilon e frequentemente sotto L più epsilon. Che me ne frega del frequentemente? A me interessa quello definitivamente. Allora, per caratterizzazione dell'IMINF, caratterizzazione dell'IMINF, esiste un K reale, diciamo K maggiore o uguale del punto A da cui parte l'integrale improprio, A è il punto da cui parte l'integrale improprio, tale che, cosa devo scrivere? F di X maggiore o uguale di L mezzi per ogni X maggiore o uguale di K. Questo è il punto fondamentale. Fatto questo, poi il resto viene. Se l'IMINF è L, definitivamente da un certo punto in poi sta sopra L mezzi. Quindi la funzione non so cosa faccia, ma da quel K in poi, qui c'è K, qui c'è A, da K in poi la funzione sta sopra L mezzi. A questo punto è chiaro come concludere, no? A questo punto... Beh, ma facciamo i precisini. A questo punto cosa posso scrivere? Che cos'è l'integrale improprio? È il limite dell'integrale tra 0 e A. Questo come lo scrivo? Questo lo scrivo come integrale tra A e K più l'integrale tra K e questo A grande. Cosa posso dire di questo integrale? Che è maggiore o uguale di L mezzi per la misura dell'intervallo di integrazione. Questo qui è maggiore o uguale, copio la prima cosa, più L mezzi per A meno K. Ci siete che è finita? Cosa succede quando sparo A più infinito? Questo è fisso, quando sparo A grande a più infinito, questo è fisso, K chi se ne frega, questo tende a più infinito. Questo tende a più infinito quando A grande tende a più infinito. Questo è fisso. È chiaro cosa ho detto? Io devo fare l'integrale tra A piccolo e un certo A grande che se ne va sempre più in là. L'integrale tra A piccolo fino a K gratis, sarà positivo, sarà negativo, sarà un po' quello che vuole. Poi rimane l'integrale tra K e quella grande, che è più grande, lì la funzione è più grande di L mezzi. Fine. Perché è almeno un rettangolo con ampiezza, qui ci sarà quella grande, no? E questa parte qui è grossa, fine. La cosa fondamentale è che questo qui è maggiore di 0. Che questo L mezzi è maggiore di 0. Oh, qualcuno potrebbe fare l'obiezione, se l'IMINF fosse più infinito, cosa uso invece di L mezzi? Un qualunque numero 2015. Se L è uguale a più infinito, uso 2015 invece di L mezzi. E va bene. E questo è assurdo, perché tende a più infinito, quindi l'integrale improprio divergerebbe a più infinito. L'altra parte come si fa? Supponiamo che l'IMSUP sia negativo, allora divergerebbe a meno infinito, per lo stesso motivo. Quindi questo qui è il primo surrogato dell'enunciato della condizione necessaria per gli integrali. Ma adesso ne vediamo un altro. Supponiamo che F sia non solo continua,
ma uniformemente continua. Non è che è vero che allora il limite è zero. Quindi se invece di essere continua è uniformemente continua, allora il limite è zero. Fatto 2. Questo ve lo dico io che è vero, adesso voi ditemi perché però. Fatto 2. Fatto 2, se f da a più infinito in r è uniformemente continua e l'integrale improprio converge, allora il limite è zero. Mi raccomando, l'ipotesi uniformemente continua. Quindi se è uniformemente continua e integrabile in senso improprio, allora tende a zero per forza. Perché moralmente? Sì, giustamente lui dice perché i picchetti... Allora, la mentalità dell'analista è questa, una cosa è vera se non c'è un controesempio. No. Il controesempio qui mi costringeva a fare questi picchetti sempre più alti. No. Quindi il controesempio non funziona più, ovviamente questa non è una dimostrazione. Però dove parte la dimostrazione? Allora, io adesso vi do un'idea brutale. Cosa vuol dire uniformemente continua? Vuol dire che se sei grande ci metterai un po' per tornare a zero. Dico bene? Perché uniforme continuo non fai quello che vuoi, c'è l'epsilon e delta, cioè sei vincolato. Quindi, supponiamo che l'imsup sia positivo. Supponiamo che l'imsup sia positivo, vuol dire che ogni tanto è grande. Se ogni tanto è grande, ci mette un po' a tornare piccolo. Questa è l'idea fondamentale. E in questo un po' guadagna integrale, e ne guadagna così tanto che le cose vanno a finire male. Adesso cerchiamo di mettere bene a posto quest'idea. Quindi idea brutale, cioè tutte le dimostrazioni nascono con un'idea, no, uno può anche scrivere direttamente, però nascono con un'idea brutale. Se f di x ogni tanto è grande, o grande negativa è la stessa cosa, poi ci vuole del tempo a tornare piccola. E nel frattempo l'integrale cresce. Questa è la cosa. Adesso facciamo una dimostrazione sensata di questo fatto. Vedete che bisogna introdurre qualche piccolo dettaglio. Supponiamo che il limite non sia zero. Supponiamo per assurdo che il limite non sia zero. No, vi dico qual è il cattivo pensiero che ho in testa, è questo qua. Perché dite, questa diventa grande, poi ci vorrà un po' a scendere, quindi l'integrale ci ha guadagnato un pezzo positivo. Però uno poi mi dice, no, ma poi diventa negativa, e con il pezzo negativo fatto dopo recupera il pezzo positivo che ha guadagnato lì. C'è questo cattivo pensiero. No, che ci sia questa specie di compensazione tra la cosa positiva che ha guadagnato lì, va bene, ma poi è cresciuto, ma poi diventa negativa e recupera. No, non funziona così per l'integrale improprio. Supponiamo per il punto che il limite non sia zero. Vlog. Cosa vuol dire che il limite non è zero? Vuol dire o che l'imsup è maggiore o che l'imif è minore. Quindi una delle due. Per il fatto precedente, vlog, per il fatto precedente, possiamo assumere che sia, l'imsup per x che tende a più infinito di f di x uguale un certo L maggiore di 0. Potrebbe anche essere più infinito, ma facciamo il caso in cui è finito, che è quello vero. Allora, cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire che l'imsup è più infinito?
seguitemi qui perché non è ovvio questa dimostrazione. Qui c'è L. Cosa vuol dire che l'insup è questo N? Che definitivamente sta sotto E, ma non me ne frega niente, io la voglio tenere su la funzione. Frequentemente sta sopra L mezzi. L mezzi. Qui c'è L mezzi. Allora, frequentemente vuol dire che esiste una successione. Per definizione, per caratterizzazione, esiste una successione x con n tendente a più infinito tale che f di x con n è maggiore o uguale di l mezzi per ogni n in n. Ci siamo su questo? Quindi la funzione va sopra frequentemente, non so quando, magari bisogna aspettare una vita, però ci va sopra infinite volte. Adesso cosa voglio dire? Voglio dire che per un po' non casca, non torna giù. Questo è x con 1, questo è x con 2, questo è x con 3 e così via. Ora uso la definizione di uniforme continuità con... Non con epsilon, ditemi il valore col quale lo usereste. Voglio dire che la funzione si rimane alta vicino a questi punti x con i. Quindi cosa potrò permettermi come epsilon? L quarti. Se mettete L mezzi può andare a zero, non mi piace. Con epsilon uguale L quarti. Cosa ottengo? Ottengo un delta maggiore di 0, tale che y meno x minore di delta implica f di x meno f di y meno f di y minore di epsilon. Mettiamoci di uguale, tanto è la stessa definizione. Quindi cosa succede nell'intervallo tra xn e xn più delta? Cosa posso dire della funzione? Quindi, nell'intervallo tra x con n e xn più delta? Sarà f di x... Come sarà? Questo qui è L quarti, eh? Maggiore o uguale di L quarti. Quindi avete visto, ho perso, da L sono passato a L quarti. Perché? Ho perso un L mezzi per caratterizzare i limi sup, perché la successione la posso garantire solo sopra L mezzi. E poi ho perso ancora un L quarti perché posso scendere, però non posso scendere più di L quarti. Adesso come concludo? Ora, cosa posso dire dell'integrale tra xn e xn più delta di f di x? Maggiore o uguale di delta per L quarti. Ma d'altra parte questo qui cosa dovrebbe fare questo qui se c'è il limite di questo quanto dovrebbe essere? Il limite di questo qui come lo posso scrivere? Questo lo posso scrivere come l'integrale tra A e x con n più delta di f di x in dx meno l'integrale tra x con n di f di x in dx. Ci siete? E a quanto tendono questi due? All'integrale impropria. Questo tende
all'integrale improprio tra e più infinito di f di x in dx, perché xn sta tendendo a più infinito, meno l'integrale improprio tra e più infinito di f di x in dx. E quindi questo è 0. Quindi 0 maggiore o uguale di un numero positivo. Quindi 0 maggiore o uguale di delta per n quarti. Assurdo. Questa è la maniera per dimostrare che un integrale non può cioè se un integrale improprio converge, se io ho due estremi che tendono più infinito, questo è un fatto generale, vediamolo come sottolinea, fatto generale, questo trucchetto qui vi ha lasciato un po' stupiti, però è un fatto generale molto semplice. Fatto generale: se l'integrale tra a e più infinito di f di x in dx converge e xn tende a più infinito e yn tende a più infinito, allora l'integrale tra xn e yn questo tende a 0. Gli torno come fatto. Cioè, se l'integrale improprio converge, allora potete usare due estremi qualunque, purché tendano più infinito, che ne so, nn quadro, nn fattoriale, n più 1, n. Questa qui è una finestrella, no? Come la vedete questa mentalmente? Io la vedo come una finestrella nella funzione con i due estremi che stanno tendendo più infinito. E questo qui tende a zero, perché? È una stupidaggine. Siete convinti che è una stupidaggine? Che cos'è? Come lo posso scrivere questo? Come lo posso scrivere? L'integrale tra xn e yn di f di x in dx lo scrivo come? L'integrale tra a e yn, l'integrale tra a e yn di f di x in dx meno l'integrale tra x con n di f di x in dx. A cosa tendono? All'integrale totale, che è lo stesso, quindi fa 0. Questo tendono, per definizione di integrale improprio, questo intende l'integrale tra e più infinito di f di x in dx meno l'integrale tra e più infinito di f di x in dx. Quindi, insomma, che cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che la condizione necessaria non c'è in generale, questo già lo sapevamo, ma c'è quasi, nel senso che c'è questa storia dell'iminf e dell'imsup che sono in una posizione fissa rispetto a zero e che proprio la condizione necessaria vale pur di assumere che la funzione sia uniformemente continua. Quindi se è lipsiziana ancora meglio, se è lipsiziana o lenderiana ancora meglio. Visto che vi vedo un po' così, facciamo questo esercizio. Che ne so, prendiamo f di x uguale all'integrale tra 0 e x di e alla meno t diviso radice di t. Questo forse l'abbiamo già visto qualche parte. Questa qui è definita per x maggiore di 0. Per x maggiore di 0. Domanda, è uniformemente continua questa funzione? Domanda, è uniformemente continua? Il solito motivo per cui mi viene da sorridere quando si fa un compitino sull'uniforme continuità. Si tira dietro tutto il resto del programma. È uniformemente continua? Sì, perché? Questo è facile, sì. Sì. Sì, esiste. Sì, sì, va bene quello, certamente. C'è un metodo forse ancora più veloce. E intanto è chiaro che è ben definita. Ci sono problemi? Cioè sì, c'è il problema in zero, ma il problema in zero è del tipo 1 su radice di t, quindi non ci sono problemi di definizione. Quindi intanto non ci sono problemi di definizione.
Tanto se qualcuno si sta annoiando, pensi quanto è il Deriana sta funzionando. Intanto non ci sono problemi di definizione. Perché? E alla meno t diviso radice di t, questo è circa 1 su radice di t in 0, no? Quindi l'integrale improprio con problema in 0, 1 su radice converge, quello non c'è problema. F è estendibile con continuità. F la posso estendere con continuità, la posso estendere con continuità fino a t uguale a 0, ponendo f di 0 uguale a 0. A più infinito cosa fa? Tende a un numero, perché l'integrale improprio anche a più infinito converge. Inoltre, il limite per x che tende a più infinito di f di x, questo è l'integrale tra 0 e più infinito di e alla meno t diviso radice di t in dt, che è un numero. Perché questo è un numero? Di chi è colpa o merito la convergenza dell'e alla meno t? La radice di solo, da sola non basterebbe, perché l'esponente ci vorrebbe maggiore di 1. Diciamo grazie a e alla meno t, grazie a e alla meno t. Io su questi dettagli sto andando un po' veloce, perché è roba fatta mesi fa. Quindi mi interessa la parte non. Abbiamo finito, perché c'era un criterio che diceva se sulle semirette più limite all'infinito implica semicontinua. Quindi continua più semiretta più limite reale, continua, questo era uno dei criteri, continua su semiretta più limite all'infinito reale implica uniformemente continua. Lipschitziana? Beh, la sua derivata è facile. Cioè, è lipschitziana dove? È lipschitziana in 1 più infinito? Sì, perché la derivata è limitata. F' di x sappiamo che è e alla meno x diviso radice di x implica f lipschitziana, f di x è lipschitziana in, fatemelo scrivere così, a più infinito per ogni a maggiore di 0. Non fate l'errore madornale di dire è lipschitziana in tutti questi qui, quindi faccio l'unione ed è lipschitziana tra 0 e più infinito. La lipschitzianità non si rincolla infinitamente, perché la costante di Lipschitz peggiora man mano che questa semiretta va verso 0, capite questa frase, no? Costante di Lipschitz che cos'è? Massima della derivata, ma questa derivata scoppia quando x tende a 0. Quindi non è lipschitziana in 0, 1, per colpa della radice. Non è che sarà Euler. Euler quanto? Euler un mezzo. Perché dite che Euler un mezzo? Perché, insomma, dov'è che ci sono problemi? I problemi sono in 0. In 0 e alla meno t è come dire 1. Quindi come stessi integrando 1 su radice di t. L'integrale di 1 su radice di t, che cos'è? Radice di x, quindi il comportamento in 0 è radicioso, cioè una specie di radice di x in 0, il che fa venire in mente la lipschitzianità un mezzo, giusto? Quindi entriamo in brutal mode. Brutal mode. Quando x tende a 0, si ha f di x circa l'integrale tra 0 e x di 1 su radice di t in dt. E qui, su farla primitiva, questo è uguale a 2 radice di x. Quindi,
Beh, quindi è una parola grossa, brutalmente posso dire quel che voglio, quindi potrebbe essere... potrebbe essere un mezzo Elder. E ricordate che guadagnare esponente di Elder vuol dire guadagnare dei soldi quando si va ad approssimare le funzioni, quindi per il discorso che vi facevo allora precedente. Adesso dimostriamolo. Quindi questo cosa dice? Questo cosa dice? Io vi avevo detto ieri, o non so quando ve l'ho detto, che l'inizialità è legata alla derivata. L'elderialità non ha un immediato equivalente, ma ce l'ha nel caso delle funzioni integrali. L'elderialità è legata, cioè diciamo, se la derivata è come questa che sta esplodendo, cioè se la derivata è limitata è fatta, è Lipschitz. Se la derivata esplode da qualche parte, a seconda dell'ordine con cui esplode, c'è un esponente di elderialità. Cioè se qui fosse esplosa come, se qui sotto avesse avuto radice quarta, sarebbe stata... Elder Elder a tre quarti, perché in brutal modo cosa diceva? Qui un quarto, quindi la primitiva meno un quarto, la primitiva aggiungo uno, tre quarti, quindi andava come tre quarti, quella era l'idea. Quindi diciamo questo ordine di divergenza della derivata dà informazioni sul grado di Elder. Adesso dimostriamo, come faccio a dimostrare con mezzo Elder? Come faccio a fare una dimostrazione rigorosa? Sì, ci sono due modi. Quindi dimostro che è un mezzo Elder. Poi ovviamente c'è sempre la parte più bella che è dimostro che non è un mezzo più Epsilon Elder. Dimostro che è un mezzo Elder, primo modo, dimostrazione 1. Uso la definizione, che ne so, log y maggiore o uguale di x, e quindi, che cos'è f di y meno f di x? Meno f di x. Beh, lo metto con i valori assoluti, ma i valori assoluti non ci sono in realtà, perché è una funzione crescente. Questo è l'integrale tra x e y di e alla meno t diviso radice di t, in dt. Cosa posso scrivere adesso? E ora, devo scrivere minore uguale. Minore uguale di cosa? Al posto della e ci metto 1, minore uguale dell'integrale tra x e y di 1 diviso radice di t in dt. Quindi qui ho usato che era meno t minore uguale di 1, e era meno t minore uguale di 1. Adesso che faccio? E adesso, questo lo calcolo, questo si calcola. Ogni tanto qualche calcolo bisogna farlo, perché 2 radice di y meno radice di x. Certo che conto. E cosa posso dire di questo? Questo qui è minore uguale di 2 radice di y meno x. Cosa ho usato qui? Ho usato l'elderianità della funzione radice. Quindi qui ho usato che radice è un mezzo Elder. E questa è la dimostrazione che è un mezzo Elder. Prima dimostrazione che è un mezzo Elder. Seconda dimostrazione, dimostrazione 2, che è istruttiva di per sé perché così mi fa fare un conto che è comunque interessante. Come si faceva per dimostrare che una funzione è un mezzo Elder? Diciamo, almeno nell'intervallo, questa valeva negli intervalli, no? Nell'intervallo 0,1 posso dimostrare che cosa? Che il quadrato è Lipschitz, che f quadro di x è Lipschitz. Come faccio per dimostrare che il quadrato è Lipschitz? La derivo. Che cos'è f quadro di x primo? Vabbè, è 2f di x per f primo di x. Vorrei che non vi stressaste a fare questi conti. Quindi è uguale a 2f di x
per f', che è e alla meno x diviso radice di x. Perché questo è limitato? Questo è ancora un po' un guaio, no? Perché alla meno x mi piace tantissimo, è tranquillo. Questo radice di x mi dà un grosso fastidio e spero di cancellarlo con l'f di x. Come faccio a fare... Quindi voglio dimostrare che questo qui è limitato e quindi ora uso... Questo qui, fatemelo scrivere che cos'è, cioè alla fine devo fare lo stesso passaggio di prima. Meno x diviso radice di x, f di x è l'integrale tra 0 e x di e alla meno t diviso radice di t in dt. E adesso cosa faccio? Stimo questa integrale esattamente come ho fatto prima, usando che no? Questo qui è minore o uguale di 2 e alla meno x diviso radice di x e comunque passo dal fatto che qui posso mettere 1 su radice di t in dt. Alla fine c'è poco da fare. E quindi questo qui diventa 2 per e alla meno x diviso radice di x, e alla meno x diviso radice di x per 2 radice di x, insomma le radici di x se ne vanno, e tutto ciò è minore o uguale di 4. Quindi f quadro è Lipschitz, e quindi f un mezzo detto. Implica f quadro di x Lipschitz, implica f di x un mezzo detto. Come fareste per dimostrare che non è Elder con gli esponenti successivi? Dai, facciamo. Perché non è 3 quarti Elder? Temo ci sia poco da fare, nego la definizione. Provo a dimostrare che non è un mezzo più Epsilon Elder. Per ogni epsilon maggiore di 0. Adesso per evitare notazioni buffe dimostro che non è beta Elder per ogni beta maggiore di mezzo, beta maggiore di un mezzo. Allora cosa dico? Per assurdo facciamo ogni tanto una dimostrazione negando la definizione. Se lo fosse, avrei, che cosa? F di y meno f di x minore uguale di h per y meno x alla beta. Adesso tutto sta a giocarsela con valori giusti di x e y per trovare un assurdo. Dov'è che andremo per trovare un assurdo? Andiamo dalle parti di 1, dalle parti di 2? Certo che no, andiamo dalle parti di 0. Quindi dalle parti di 0 andiamo a rompere le scatole. Quindi cosa prendiamo? Prendiamo x uguale a 0 e y qualunque. Quindi, in particolare, con x uguale a 0, troverei che f di y è minore uguale di h per y alla beta. Adesso mi serve una stima dal basso di f di y, quindi voglio una stima dal basso di f di y. Come posso fare una stima dal basso di f di y? Ma una stima dal basso cosa vuol dire? Vuol dire che scrivo l'integrale tra 0 e y di e alla meno t diviso radice di t in dt, questo qui sarebbe f di y, maggiore o uguale? Lui dice metto e alla meno y, metto e alla meno y e mi viene qualcosa che è di ordine y, e quindi mi ritrovo y minore di una potenza più piccola di 1, e non va bene. Devo giocare, cioè di chi è colpa se non è elderiana di un esponente maggiore? È colpa della radice di t sotto, quindi quello non lo posso sbattere via, devo sbattere via la e. Come posso fare a sbattere via la e? Beh, niente di più. Quanto vale questa? Per ogni valore di t? Per ogni valore di y?
No, vale per i valori di y abbastanza vicini a 0. No, questa vale non per ogni y, questa vale per gli y vicini a 0. Quando? Cosa deve succedere? Che alla meno t è maggiore o uguale di un mezzo. Quindi per gli y abbastanza vicini a 0 vale questa. Questa la so fare. E questa che cosa mi diventa? Questa mi diventa radice di y. Giusto, perché verrebbe fuori il 2 che si cancella con quel 2. Quindi, se fosse, quindi avrei, capite che adesso è importante una stima del basso. Quindi mettendo insieme le due cose, avrei che radice di y è minore o uguale di h per y alla beta. Quindi, vabbè, praticamente finito, la radice di y lo porto di là, cosa diventa? Quindi, dividendo cosa rimane? 1 minore o uguale di h per y alla beta meno un mezzo. Ma se beta è maggiore di un mezzo, il right hand side tende a 0, e quindi assurdo, avrebbe 1 minore o uguale di 0. Tutte le dimostrazioni per assurdo finiscono con 1 minore o uguale di 0. Se impostate bene, alla fine l'assurdo è sempre quello. Allora, essendo se beta è maggiore di un mezzo, il right hand side tende a 0 per y che tende a 0, da cui 1 minore o uguale di 0, che è assurdo. Chiaro quindi come si ragiona? Quindi cosa voleva dire questo esercizio? Questo esercizio voleva far vedere che l'eulerianità, non lo sto dicendo come fatto generale, però insomma che l'eulerianità è legata a quanto sta divergendo, a quanto forte sta divergendo la derivata vicino a quel punto, in un certo senso. Perlomeno c'è questo legame. Se qui ho un certo esponente, avrò un altro esponente di eulerianità. E va bene. Questo è fatto.